social. Bentrovati cari amici di Live Social, qui è il vostro speaker Marco Allegri e siamo su Radio News 24. Ma vi invito a cercarci e a condividere anche le nostre pagine social come Facebook e Instagram. Ci trovate con l'hashtag Live Social Radio, dove troverete appunto tutti le nostre video interviste di nostri professionisti e i loro consigli, che infatti vorrei tornare ad oggi. Il professionista appunto di oggi viene dall'Abruzzo ed è un dottore psicologo, Daniele Pizzarelli. Salve dottore, ben trovato. Salve, salve. Grazie di questo invito e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Grazie. Dottore, io con lei appunto oggi vorrei parlare di una cosa attuale, ma vista da un altro punto di vista. Sappiamo appunto tutti di cosa sta succedendo in questo momento, di questa pandemia e della situazione più che altro di disagio che questa malattia, di questo virus provoca. Quindi la mancanza ad oggi di un virus e di veri anticorpi, escludendo il fattore fisico, io vorrei appunto dei consigli da parte sua su come un po' crearci degli anticorpi a livello mentale, quindi degli anticorpi psicologici. Prego. Allora, faccio giusto un attimo un cappello introduttivo, no? Allora, diciamo che il periodo che stiamo vivendo, io credo che nessuno pensava che sarebbe arrivato un giorno un virus che avrebbe mandato in crisi il sistema e ci avrebbe messi tutti davanti a un trauma. A proposito del trauma, Freud, che è un noto psicanalista, diceva che il trauma è quell'evento a fronte del quale chi lo vive non ha pronte le difese emotive. Praticamente quando siamo nudi, quando siamo impreparati davanti a qualcosa, arriva il trauma. E come si supera? Sempre Freud ci dice non nascondendolo, guardandolo in faccia, chiamando le cose con il loro nome. Quindi oggi penso al fatto che siamo soprattutto davanti a un'emergenza emotiva, per cui ci siamo trovati tutti senza gli anticorpi. Penso al semplice fatto dei bambini, a cui prima c'erano dei ritmi fuori casa e adesso sono costretti in casa. Ed è un po' complicato spiegargli in poco tempo anche quello che sta succedendo. Siamo di fronte a qualcosa che è traumatico, perché non eravamo pronti, non abbiamo appunto gli anticorpi giusti. Quindi per gestire questo periodo e crearci un po' degli anticorpi psicologici, no, diciamo, deve diventare una priorità prenderci cura di noi. Sono questi per me gli anticorpi. Se vuole gli spiego anche meglio cosa intendo. Sì, vorrei appunto approfondire la questione, quindi come fare? Sì, allora, guardi, le rispondo innanzitutto con una frase di un mio paziente proprio che mi ha comunicato ieri, che mi diceva appunto: con questi colloqui sono arrivato a capire che io non soffro per l'isolamento a cui ci ha costretto il coronavirus, ma per la ferita di una relazione ad esempio finita 3 anni fa, e comprendere cosa mi fa soffrire mi fa stare meglio ora. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che molte persone in questo periodo sono in contatto con se stessi e quindi con le emozioni, e hanno bisogno di trovare un nome preciso a quello che provano. Adesso, quello che vedo un po' ascoltando i miei pazienti, insomma, ma anche ascoltando me stesso, perché anche io sono in questa condizione e quindi parlo anche per me stesso, siamo tutti in questa condizione che abbiamo bisogno di farci degli anticorpi psicologici per difenderci. Adesso tornano a farsi sentire, a farci male quelle ferite che in passato non abbiamo medicato bene, e la cura è avere le parole per dirlo quel dolore, e lo psicologo aiuta a trovare le parole che curano.
È un punto di vista veramente molto molto interessante, dottore. Io ora la inviterei a condividere sì. i vostri contatti, magari Facebook, un sito web o un indirizzo email, ciò che preferisce, dove i nostri ascoltatori appunto la possono contattare per approfondire l'argomento o perché no, per chiederle qualche consiglio. Sì, certo, io come diceva lei sono in Abruzzo, precisamente a Chieti, mm-hmm. Praticamente potete contattarmi sulla pagina Facebook scrivendo semplicemente Daniele Pizzarelli, oppure anche semplicemente a la mail daniele.pizzarelli@libero.it. Quindi, cari ascoltatori, scritto tutto in minuscolo. Quindi, cari ascoltatori, io vi invito a cercare appunto su Facebook il nostro dottor Daniele Pizzarelli e a scrivergli, magari a condividere anche la sua pagina, che sono sicuro sarà comunque piena di aggiornamenti su ciò che, di cui abbiamo parlato adesso, sul fatto di crearsi degli anticorpi psicologici per ciò che ci sta succedendo e quindi per ciò che ci è successo. Io la ringrazio tantissimo per il suo intervento e le auguro un buon lavoro. Arrivederci. Un saluto a tutti quanti. Grazie ancora. Arrivederci. Per i prossimi consigli dei nostri professionisti restate qui su Live Social. Live Social.